è piaciuta l'idea della regione di fare questo gioco, questo concorso, proprio perché è servito anche per divulgare l'idea dell'UNESCO, i valori dell'UNESCO. Città diverse, province diverse, scuole diverse, territori diversi che si sono aggregati grazie a questa iniziativa della Regione Piemonte e dell'assessore Parigi per ottenere insieme qualche cosa, per lavorare insieme. Alla ricerca di tutto il bello che si può creare nei nostri comuni. Per tutelare le radici non basta chiudersi nel proprio territorio e guardarsele da soli, ma per tutelarle bisogna estenderle e farle conoscere e promuoverle. Quello che sarà il futuro di Io Agisco credo sia proprio quello di raggiungere due obiettivi importanti. Uno, aumentare la consapevolezza fra i cittadini. Tante persone hanno capito questo spirito di mettere un fiore, di sorridere di più e di accogliere i turisti in questo territorio bellissimo. Tutto il territorio che si muove per accogliere positivamente il turista. E quindi ecco il secondo aspetto importante, la promozione. Noi siamo un territorio che è risultato bello del lavoro dell'uomo. Nei secoli l'uomo ha plasmato le nostre colline portando a questo bellissimo paesaggio. Essere territorio UNESCO non significa essere arrivati, ma solamente un punto di partenza. Noi crediamo naturalmente che quello che conta è costruire un valore collettivo sulla bellezza della nostra terra. Direi che è l'esempio un po' quello che ci vuole, cioè un gesto di stimolo e poi queste cose succedono. Un valore di bellezza e un gesto di accoglienza.